carissimi amici dei gemelli, buonasera. Allora, andiamo a fare il nostro oroscopo settimanale, quindi dal 18 al 24 luglio 2022, e lo andiamo a fare con un metodo di gioco totalmente diverso. Andiamo a utilizzare i tarocchi per vedere quali energie ci sono in questa settimana. E poi andiamo a usare le carte napoletane per sapere di più, se ci danno insomma delle novità, cosa succede. Le carte napoletane però in una maniera molto veloce, non come siamo abituati, cioè come siete abituati a vedere durante il video. Allora, poi utilizzeremo anche le nostre carte degli angeli, degli angeli e degli arcangeli, per avere chiaramente un consiglio finale per questa settimana. Allora, nel frattempo comunque invito tutte le persone a iscriversi al canale, a spuntare la campanellina per rimanere sempre aggiornati, e se avete bisogno comunque sia di tutte le informazioni nel canale trovate i miei contatti, potete tranquillamente scrivermi. Non rispondo a numeri che non conosco, come vi sto dicendo ultimamente, e poi giustamente, se il video vi piace, quindi vi invito a lasciare un like o un commento. Detto questo, quindi andiamo a vedere quali sono le energie, le vostre energie, le energie per il segno dei gemelli nella settimana che va dal 18 al 24 luglio 2022. Vado a scegliere io tre carte. Il mondo rovesciato, il 5 di spade rovesciato e la regina di coppe. Però andiamo a vedere subito il mondo rovesciato, di cosa ci parla, ok? È come se un qualcosa si va a capovolgere, un qualcosa che è destinato comunque a fallire. E siete in questa energia in questa settimana, c'è una situazione, un qualcosa che tende a dover chiudersi in maniera comunque sia negativa. Non è una cosa che la vedrete subito, ok? È un qualcosa che va, ci vuole il suo completamento, ci vuole il suo tempo, ok? Per dire, se avete in mente dei progetti, questi progetti comunque sia possono non realizzarsi, però con calma, nel tempo, o meglio, potreste comunque avere delle situazioni però non come le avete sperate voi, quindi la conclusione, diciamo, sarà semplicemente, sarà apparente, e per voi chiaramente è come se sarà una conclusione che comunque vi illuderà, perché magari voi vi aspettate delle cose e in realtà poi ne avete comunque altre, ok? Dovete lavorare tantissimo sugli obiettivi che vi siete comunque preposti. Ci sono comunque ancora degli ostacoli da dover superare e c'è da fare comunque un bel po' di rinunce, quindi dovete cercare di scindere quello che è più importante e quello che è meno importante. E non dovete avere fretta nel raggiungere un risultato, ok? Non cercate di fare il passo più lungo della gamba, cercate di andare, ripeto, con calma, perché con la superbia, l'orgoglio,
la mancanza di modestia, comunque sia, non vi porta da nessuna parte. E diciamo che in questa settimana siete in questa energia. In amore ci possono essere delle mancanze di soddisfazioni, sia da parte vostra che da parte magari del partner, o da parte vostra nel modo come il partner si comporta nei vostri confronti e viceversa. E dovete cercare, ok, di eliminare in questa settimana nella coppia i conflitti che possono esserci, ok? Cercando di vivere appunto delle situazioni più appaganti. Per chi invece è single o magari ha una persona di interesse, cercate chiaramente di andare incontro alla persona, di favorire gli incontri, le chiacchierate, il mostrare comunque sia un interesse e non essere concentrati sulle cose che voi volete. Invece dal punto di vista lavorativo i progetti chiaramente procedono, ok? Però è come se qualcosa cerca di fare resistenza, procedono ma in una maniera ostile, procedono ma non riescono comunque a concretizzarsi, è come se o qualcuno non crede a quello che volete portare avanti, oppure non c'è la lavorazione giusta, l'impegno giusto per poter portare avanti, non c'è l'impegno giusto da parte vostra per portare avanti quello che vi siete comunque prefissati, quindi dovete comunque lavorare di più. Poi abbiamo un 5 di spade rovesciato. In questo caso dice: mettete da parte gli amici, ok? Perdonate, dimenticate. Cercate di costruire un qualcosa di benevolo, ok? Di non entrare sempre in lotta. La lotta ormai è finita, e di guardare comunque le situazioni con occhi totalmente diversi, ok? Dovete iniziare a vivere con maggiore tranquillità, con una pace. E c'è una vecchia ferita che in questa settimana comunque dovete chiudere, un qualcosa che vi è rimasto ancora aperto. Se non la chiudete non vi dà un senso di pace e di armonia con gli altri, oppure potrebbero esserci anche magari dei risentimenti, un residuo di risentimenti su una vecchia discussione o su magari qualcuno che probabilmente vi ha fatto qualcosa. Quindi dovete comunque perdonare, dimenticare il conflitto, anche perché determinate situazioni andando avanti col tempo possono diventare comunque pericolose, quindi dovete ritornare comunque alla quiete e dovete tornare a guardare dentro voi stessi e a mostrare comunque i vostri sentimenti. Non ci deve essere desiderio di lotta, dovete fare comunque pace sanando appunto quelle vecchie ferite che magari sono ancora aperte, quindi dovete essere propensi a un cambiamento, dovete riuscire ad avere dei rapporti, ok, affettivi con il partner, con gli amici, pur mettendo da parte gli amici, le persone con cui avete discusso, cioè cercate di usare un comportamento equilibrato, né troppo dare e né troppo togliere, il giusto, che sia comunque il giusto. L'importante è che non vi andate chiaramente a scontrare, ok? Anche perché ci sono comunque delle persone che si sono allontanate da voi proprio per questo modo di comportarvi, ok? Quindi cercate di tenervi accanto quelle persone che comunque sia vi vogliono bene. Abbiamo la regina di coppe, che chiaramente è una persona comunque buona, potreste essere voi, come potrebbe essere magari la moglie, la persona di vostro interesse, ok? Una persona che è connessa con il vostro sentimento,
E una persona che cerca di risolvere le problematiche, qualsiasi tipo di problematiche ci sono, ok? Che siano problemi di cuore, di relazione, emozioni, sentimenti, è una persona che comunque sia si mette a disposizione, proprio perché nutre un sentimento, perché vi vuole bene, perché è come la madre, cerca comunque di proteggere e quindi cerca di risolvere. Ripeto, potreste essere voi, come potrebbe essere qualcuno invece vicino a voi o qualcuno che ha anche addirittura bisogno di voi. E quindi voi dovete essere premurosi nei confronti di questa persona e aiutarla. Poi abbiamo un 5 di denari a fondo mazzo e il 5 di denari parla proprio di una perdita. Quindi, come vi ho detto, il mondo c'è un qualcosa che si va a perdere, un qualcosa che va a fallire, ma accade con calma. Quindi potrebbe essere che magari questa perdita è proprio di quello che vi ho parlato, ok? È una perdita a livello comunque economico, ok? Magari potrebbe essere lasciare il lavoro o essere eventualmente licenziati, quindi un qualcosa che riguarda il lavoro, ok? Però ricordatevi che con questo 5 di denari comunque c'è sempre una via d'uscita, c'è sempre una situazione che va comunque, c'è sempre una problematica che va a risolversi, perché a tutto c'è il rimedio. E quindi potreste magari avere delle difficoltà proprio a livello, ripeto, materiale, e dove voi davate delle cose per scontato, ma non si dà nulla assolutamente per scontato. E potreste sentirvi in questo periodo quindi soli, abbandonati, ignorati per questa crisi che magari potreste avere, per questo fallimento che potreste avere. Quindi dovete cercare comunque sia di trovare una soluzione, una via d'uscita, dovete comunque guardarvi intorno, dovete riflettere tantissimo su quello che comunque vi andrà a capitare. E dovete andare immediatamente in soccorso. Probabilmente questa regina di coppe in realtà è presente perché viene in soccorso a voi, viene ad aiutarvi proprio per questa problematica che chiaramente va a nascere. Adesso andiamo a vedere, carissimi, queste sono le energie, ok? E in più vi ho detto qualcosa di questa settimana. Adesso andiamo a vedere dal 18 al 24 luglio 2022, quindi quali sono le novità. Entriamo un po' cosa accade in questa settimana, entriamo un po' nello specifico. Vado a chiedere 5 carte in una maniera, ripeto, molto molto semplice. Per il segno dei gemelli chiedo nella settimana dal 18 al 24 luglio 2022 cosa accadrà, quali saranno le novità in base alla stesa delle energie. Chiedo 5 carte. Ponete resistenza su un qualcosa, su una situazione, su un qualcuno. Prestate attenzione anche a chi vi circonda, perché qualcuno magari potrebbe portarvi comunque delle discussioni. C'è un qualcosa o qualcuno potrebbe agire alle vostre spalle, quindi comunque dovete riflettere bene su determinate situazioni che vi posso garantire che possono essere a livello lavorativo. Ci potrebbe essere comunque sia una perdita proprio a livello lavorativo, dovuta magari a o qualcuno che vi fa le scarpe o qualcuno che cerca, ripeto, di mettere zizzania, di mettervi il bastone fra le ruote, oppure potrebbe eventualmente essere dovuto a eventualmente dei conflitti che ci possono essere, delle situazioni che comunque sia delle problematiche che magari nascono a livello lavorativo, probabilmente possono anche riguardare eventualmente dei pagamenti, delle
magari non si è puntuale o attendavate dei soldi oppure dovevate ricevere la vostra parte, ok? Avete resistito fino adesso, è arrivato il momento di riflettere e di tagliare tutto quello che c'è da tagliare, perché probabilmente c'è un qualcosa che non va bene. Stavo cercando di sistemare il telefono per farvi vedere meglio le carte. C'è qualcosa che chiaramente, come vi dicevo, non va bene. Andiamo a vedere invece le carte dei nostri angeli e arcangeli, che consiglio vi danno nella settimana dal 18 al 24 luglio 2022. Ok, allora, chiediamo una carta. Chiediamo una carta per avere un consiglio dai nostri angeli e arcangeli per il segno dei gemelli nella settimana che va dal 18 al 24 luglio 2022. Allora, ve ne sono uscite diverse. Paggio di terra, colto, affidabile, paziente di successo. Ci sono buone notizie relative a questioni finanziarie. Ti attende qualcosa di stimolante, una nuova area di studio. Quindi può essere che nella chiusura di questa situazione, ok, c'è un qualcosa di bello per voi a livello proprio finanziario, a livello lavorativo, qualcosa che vi va a stimolare e quindi ci sono ottime notizie. Ricordatevi quello che vi ho detto, c'è un qualcosa che deve andare con calma a chiudersi, ma non rimanete comunque sempre attaccati a quello che è alle questioni, al materialismo, ok? Abbiamo l'asso di fuoco, una nuova eccitante opportunità, avanzamento professionale cambia la tua vita ora. Quindi ci può essere che potreste avere alcuni di voi una nuova opportunità a livello lavorativo. Lì dove andate a riflettere nel lavoro che state facendo e quindi potete avanzare, oppure invece se decidete di chiudere una determinata questione lavorativa che state dove ci sono dei problemi che quindi state portando avanti, ci possono essere per voi delle ottime opportunità, un qualcosa di nuovo che comunque sia cresce, ok? E poi abbiamo l'otto d'acqua, che ci invita, vi invita di andare avanti, dovete andare avanti, ok? Perché c'è per voi un qualcosa di più significativo, dovete crescere spiritualmente, emotivamente, ok? C'è un qualcosa per voi veramente di diverso, dovete soltanto andare a sistemare questa determinata situazione. A fondo mazzo abbiamo la regina di terra, pensosa, creativa, calorosa e sensibile. Dedica del tempo a chi ti circonda, sii sensibile, affronta le prove con gentilezza e comprensione. Come vi avevo detto, gettate le armi, non andate in conflitto perché non serve assolutamente andare in conflitto. Cercate di portare la pace, l'armonia, la tranquillità, la serenità e anche voi dovete agire in questo modo. Quindi dedicate del tempo alle persone che comunque vi vogliono bene, ok? Vi stanno chiaramente vicino. Non cercate di essere sempre pronti lì con le armi a far guerra perché sinceramente non serve. Questo è tutto per voi carissimi amici dei Gemelli. Io vi ringrazio, ok? Ripeto, se vi è piaciuto il video potete lasciare tranquillamente un like, un commento e noi ci sentiamo comunque sia presto. Grazie a voi.